Buon pomeriggio a tutti e benvenuti, io sono Giulia Di Giovanni, giornalista di Teleradio Pace e sono qui per presentarvi il primo dei 5 seminari che si terranno da oggi fino al 10 maggio. L'iniziativa Un nuovo paradigma al centro della vita economica e sociale è promossa da AIPEC, Associazione Italiana Imprenditori per un'economia di comunione, con l'accreditamento di Living Economy of Francesco. Questo primo incontro riguarderà il tema della responsabilità civile d'impresa. A fare una breve introduzione sull'AIPEC sarà Marco Piccolo, membro del consiglio direttivo e contitolare dell'azienda Reinaldi in Pianezza, in provincia di Torino, a cui diamo ora la parola. A fare una breve introduzione sull'AIPEC sarà... Vi presenterò brevemente che cos'è l'AIPEC. Appunto, l'AIPEC è un'associazione di imprese per l'economia di comunione, si ispira al carisma di Chiara Lubich, che parlava di reciprocità, fraternità, cultura del dare dentro le imprese. Cioè, quindi non soltanto le imprese che fanno profitto a tutti i costi, ma un modello di impresa che può essere motore per la crescita della società, per il bene comune. E noi, come imprenditori che ci associamo, testimoniamo quotidianamente che un certo tipo di economia si può fare, ecco, che non è detto che esista solo economia che porta solo profitto e basta, ecco, quindi testimoniare che qualcosa si può fare. E prima di tutto che cos'è? È una vocazione dell'imprenditore, dell'impresa, che deve generare valore, valore per la società, per le persone che lavorano dentro l'azienda, ma anche per tutto il territorio. Attraverso che cosa? La condivisione, quindi non è massimizzare profitti per i soci, ma in realtà generare valore per la società, per il bene comune. Ecco, AIPEC aderisce all'economia di comunione e cosa vuole essere? Vuole essere il sale della terra. Gli imprenditori AIPEC credono che ci possa essere questo modo di fare impresa differente e quindi mette a servizio i propri talenti per le persone che sono in azienda e anche per tutti gli altri. Che cosa facciamo come soci che si associano? Di fatto due cose semplici. La prima è condividere le esperienze, cioè l'imprenditore AIPEC aiuta gli altri imprenditori con best practice, con confronti, per aiutarli a trovare anche il senso delle azioni che fanno, per non sentirsi soli e per condividere quello che fanno. L'altro è la testimonianza. Abbiamo fatto ad esempio due bellissimi eventi, una al Serming a Torino e una a Reggio, in cui abbiamo incontrato gli imprenditori del territorio attraverso delle testimonianze e dei ragionamenti, abbiamo cercato di spingere e di essere lievito per la nostra società. Ecco. Chiara che cosa diceva nel suo modello? Nella libertà, l'imprenditore AIPEC prima di tutto deve mirare allo sviluppo dell'azienda, perché l'azienda attraverso la sua attività quotidiana genera benessere sul territorio. Secondo, la formazione per le persone, perché sapete che le imprese sono fatte di lavoro e di cultura, e senza cultura le persone non trovano il senso del proprio lavoro e della propria vita, quindi diventa fondamentale. Terzo punto, la lotta alla povertà, quindi nella libertà aiutare anche le persone che sono fuori dall'azienda. Ecco. Questo è quello che facciamo con gli imprenditori ogni giorno e per tutto questo ciclo di incontri aiuta ad approfondire questi temi e naturalmente siete benvenuti. Non è limitata soltanto agli imprenditori ma anche agli manager o persone comuni che vogliono, si sentono partecipi di questo progetto, quindi benvenuto chi vorrà di voi associarsi e fare questo cammino insieme. Grazie. Ringraziamo Marco Piccolo, ora diamo la parola a Sabrina Bonomi, professore associato di organizzazione aziendale presso l'Università iCampus. Sabrina si occupa di reti interorganizzativi, triplice sostenibilità e valutazione d'impatto, innovazione e cambiamenti organizzativi, di fioritura del lavoro e competenze soft e digitali. La professoressa è inoltre socia fondatrice della Scuola di Economia Civile. Le diamo la parola e invitiamo tutti i partecipanti, tutti i collegati ad inviare le proprie domande sulla chat di YouTube. Grazie, prego Sabrina. Grazie per questo invito ad AIPEC e grazie veramente a tutti voi e soprattutto a chi mi ha preceduto, perché io lo conoscevo, lui non lo può sapere, perché è stato oggetto della tesi di laurea di un mio studente
Sentire dal vivo come questi messaggi che io studio, che propongo a livello teorico, sono così ben rappresentati nella realtà, mi ha molto colpito. Usiamo le stesse parole. Questo mi ha veramente rafforzato nel continuare a portare avanti questo messaggio. Allora, oggi noi ci preoccuperemo, diciamo, di cercare un senso. Prima Marco Piccolo ha proprio parlato di creare valore per tutti gli stakeholder. Quello che io studio e propongo è proprio creare delle reti tra le imprese e il territorio, tra le imprese e la comunità, per rispondere alle grandi sfide del nostro tempo. Ma ovviamente questa non è un'idea mia, ma di una grande studiosa dell'economia, che è stata la prima donna a vincere il premio Nobel, Eleanor Ostrom. Non so se si vede nel frattempo la presentazione. Noi ci troviamo in un tempo molto sfidante. Le sfide sono sempre delle grandi opportunità e io credo che questa fortuna sia dovuta al fatto che quando ci troviamo davanti a una difficoltà, per noi sia davvero importante uno stimolo importante all'innovazione. Gli imprenditori per primi sono sempre stati capaci, con il loro agire, di rispondere in maniera nuova alle sfide dei tempi, e perché hanno avuto sempre coraggio, vedono quello che gli altri non vedono, si assumono dei rischi, ma soprattutto ascoltano i bisogni dei propri territori. Un imprenditore sano, gli altri io penso siano dei prenditori, non degli imprenditori. Un imprenditore sano si preoccupa della comunità, si preoccupa del territorio, si preoccupa delle persone che lavorano con lui, si preoccupa del mondo nel quale è inserito, per il fatto stesso che senza l'impresa, senza il territorio, l'impresa non può vivere e ovviamente dal territorio può prendere, ma soprattutto deve dare. Quindi io credo che questo elemento della tutela dei beni comuni sia sempre stata una preoccupazione, nel senso di occuparsene prima che ci si trovi davanti a quella che Harding aveva definito la tragedia dei beni comuni. E la tragedia in che cosa consisteva? Nel fatto che quando noi li sfruttiamo senza preoccuparci appunto della loro ricostruzione, rischiamo di distruggerli e di impedire ai beni comuni di continuare a fornire risorse. Ora, i beni comuni li abbiamo sempre intesi come i beni fisici, no? Quello che oggi potremmo definire la sostenibilità ambientale, ma io credo che nei beni comuni noi possiamo mettere anche tutta una serie di altri elementi, quali per esempio la cultura, quali le relazioni positive tra le persone, e che per preservare tutti questi aspetti, come ci ha insegnato la Ostrom, sia importante cambiare il nostro approccio, il nostro paradigma, il nostro sguardo sulla realtà. Allora, cambiare paradigma a livello economico, come ci ha spiegato Marco Piccolo, non significa fare altro che riportare l'economia alle sue origini, riportare l'economia in quella logica che fa sì che l'imprenditore, nella sua libertà, perché l'impresa è libera, l'iniziativa economica privata è libera, dice la nostra Costituzione. E la mia domanda è: che libertà ha un'impresa se non è libera di fare altro che generare profitto senza preoccuparsi di tutto il resto? Quella non sarebbe libertà. La libertà è proprio anche quella di promuovere, come ci è stato detto, benessere sui territori, di tutelare questi beni comuni, perché il grande tema è proprio quello di essere attenti, e non perché ce lo dice qualche norma, ma perché è nella nostra natura. Allora, Eleanor Ostrom, per combattere questa tragedia dei beni comuni, proponeva diciamo, di recuperare proprio la bontà dell'essere umano, la sua struttura motivazionale più profonda, che è capace di risolvere i dilemmi sociali e che lo è
in maniera molto più ampia di quella che era l'homo economicus razionale, quindi mosso soltanto da interessi personali, anche perché interesse per etimologia vuol dire stare tra, e quindi per natura vuol dire occuparsi anche degli altri. E di conseguenza, secondo la Ostrom, noi avremmo dovuto far sì che le istituzioni, quindi gli enti pubblici, facilitassero questa possibilità che hanno gli esseri umani di esprimersi al meglio e tirare fuori il meglio di sé, come abbiamo sentito prima da Marco Piccolo, per preoccuparsi dello sviluppo proprio, ma al contempo della comunità di appartenenza. Noi spesso ragioniamo in logica dicotomica, no? Out, o facciamo il nostro interesse o facciamo quello della comunità, ma gli imprenditori sani ci mostrano oggi che è possibile avere invece un et nel preoccuparci del nostro sviluppo e del nostro interesse, preoccuparci anche di tutelare i beni comuni e non solo non distruggerli, ma anche promuovere la loro implementazione e il loro sviluppo, perché l'economia tradizionale ci ha mostrato che le povertà, le disuguaglianze, le difficoltà, le infelicità sono aumentate, non si sono ridotte, non sono diminuite. E quindi il tema di preoccuparsi del bene comune è sempre più importante. Allora, per fare questo, la Ostrom ci diceva che dobbiamo pensare a un'auto-organizzazione della comunità. Che cosa vuol dire auto-organizzazione della comunità? Nei territori più piccoli è più facile, ci si conosce, si conoscono i bisogni, le esigenze, ma soprattutto si vedono gli effetti negativi di una economia distruttiva e non di un'economia come quella delle origini, che era l'oikos nomos, no? Il preoccuparsi della casa, che non è la casa privata, ma la casa comune. E invece nei grandi territori spesso questa logica si è persa. Allora l'Ostrom propone invece che si ricrei questa responsabilità, questa assunzione di responsabilità, dove responsabilità non è intesa solo come l'imputabilità, no? Quando noi pensiamo all'etimologia di responsabile, pensiamo al responde, cioè chi risponde di questo, andiamo con una logica dell'imputabilità, che però ci porta sempre a ragionare con una bassa lungimiranza, anzi ci porta a tenere lo sguardo nel breve e nel piccolo, perché ovviamente se io devo guardare di essere imputabile, o meglio di non essere imputabile, devo guardare a difendermi, devo guardare breve, mentre quando noi ragioniamo su una responsabilità intesa come respondus, cioè farsi carico della cosa pubblica, assumere il peso sulle nostre spalle di ciò che vediamo, cominciamo già a condividere, cominciamo a preoccuparci insieme agli altri e sappiamo bene che quando siamo insieme agli altri, prima Marco Piccolo diceva non si è soli, sentiamo già che ci pesa meno la fatica e viceversa la gioia la possiamo condividere, perché la gioia noi sappiamo che non è mai un aspetto privato, no? Sentiamo sempre il desiderio di condividere. Ecco, allora, quando noi cambiamo la logica della responsabilità, ragionando su un farsi carico, ma anche su un rispondere, cioè ponderare le cose, cominciamo a osservare gli aspetti economici da un altro punto di vista e cominciamo a capire che sullo stesso territorio incidono gli enti pubblici, incide il terzo settore, incidono le imprese e incide anche il cittadino singolo che del resto, come ci diceva Aristotele, è parte del governare e dell'essere governato. L'impresa si deve preoccupare dei territori, ma i territori si devono preoccupare dell'impresa perché il cittadino è un consumatore di ciò che l'impresa produce, ma è anche un produttore, lavora all'interno delle imprese e può contribuire con la sua passione, col suo talento, con il suo tempo a rendere le imprese fiorenti.
E questo ovviamente garantisce la propria felicità, la propria soddisfazione e lo sviluppo dell'impresa e di chi può acquistare i suoi beni, di chi beneficia delle tasse che paga e così via. Quindi è parte dell'impresa, è un beneficiario dell'impresa, è un cosiddetto portatore di interesse. Nello stesso tempo il cittadino è colui che sta negli enti pubblici, elegge, si fa eleggere e quindi è parte, lavora al loro interno e quindi è parte di quelle istituzioni che dovrebbero favorire lo sviluppo. E ancora il cittadino è quello che col proprio tempo, donando una parte di sé con degli atteggiamenti di gratuità, ma anche con atteggiamenti professionali, perché sappiamo che nel terzo settore non ci sono solo i volontari, ma anche le persone che vi lavorano, mette a disposizione le proprie abilità per favorire questo mondo che è sempre più protagonista della nostra quotidianità. Allora, questi quattro soggetti, imprese, enti pubblici e terzo settore, insieme alle persone singole, devono lavorare insieme per il bene comune. E qui abbiamo due elementi importanti, a mio avviso. Il primo è che tutti possiamo farci qualcosa. Quando noi ci accorgiamo che qualcosa non va, anziché lamentarci sterilmente di quello che non funziona, possiamo assumerci quel peso sulle spalle e dare il nostro contributo. Ma nello stesso tempo c'è il lato sempre meno simpatico, che è quello che tutti dobbiamo farci qualcosa, perché nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Allora, da questo punto di vista, è molto importante questa teoria di Ilion Ostrom, che è stata la prima donna a vincere il premio Nobel dell'economia con queste logiche, perché ci ha dimostrato che se insieme ci preoccupiamo dei beni comuni, i beni comuni continueranno a svilupparsi e a darci una possibilità. E quindi, anziché estrarre soltanto dalla terra, ma non soltanto dal territorio, quindi dall'ambiente, ma anche dalla comunità, che è un luogo di beni di legame, un luogo dove ciascuno di noi può esprimere le proprie virtù e chiaramente possiamo invece avere uno sviluppo fiorente che continua a mantenere la propria quotidianità e a svilupparla. Allora, qual è il tema? Le imprese devono essere doppiamente sostenibili, non soltanto al loro interno, ma anche verso l'esterno. E come lo devono essere? Da tre punti di vista, ci diceva Elkington, da un punto di vista economico, ci ha detto prima bene Marco Piccolo, se non manteniamo la sostenibilità economica non generiamo benessere nel territorio, no? Anche solo creando occupazione, mettendo in circolo prodotti e servizi e sviluppando quindi l'economia. Ma lo dobbiamo fare con un'attenzione allo stesso tempo, non dopo. Per anni abbiamo ragionato non tanto di un'economia civile, ma di un'economia responsabile socialmente, no? Vi ricordate il tema della responsabilità sociale d'impresa, che diceva tu puoi realizzare il profitto e poi ti puoi preoccupare di comunità e ambiente. Quello che invece secondo me è importante è che non ci sia una distinzione tra i due momenti. Non è che io devo fare profitto come voglio e poi con una logica compensativa magari pianto gli alberi o mi preoccupo di fare della filantropia, della beneficenza. Ma mentre realizzo il mio profitto e quindi mentre creo sviluppo economico, mi preoccupo contemporaneamente di comunità e ambiente. Quando nell'Unione delle Nazioni Unite, ancora negli anni 80, qui siamo nel 1987, parlava di un'agenda 2030, ci diceva che le imprese e tutti gli enti pubblici e anche, diciamo, gli enti del terzo settore, quindi tutte le organizzazioni, si dovevano preoccupare o meglio, 16, non 17, obiettivi di sviluppo sostenibile, perché il 17esimo è un modo per realizzarli. E ci diceva quello che abbiamo sentito da Marco Piccolo: dobbiamo combattere la povertà, dobbiamo preoccuparci
di ridurre la fame, dobbiamo preoccuparci di salute, della qualità dell'educazione, dobbiamo preoccuparci della parità di genere, dobbiamo preoccuparci, ma non soltanto di genere, pensiamo anche all'età, alle culture diverse, a tutte le diversità. Dobbiamo preoccuparci dei beni comuni in senso stretto, quindi dell'acqua, dell'energia, dobbiamo preoccuparci di un lavoro decente, dice, no, di una crescita economica, ma di un lavoro decente, io direi un lavoro dignitoso, un lavoro rispettoso della fioritura, non solo professionale, ma anche umana delle persone. E dobbiamo preoccuparci, ci dice, dell'innovazione e quindi di un'industria che cresce e che sviluppa nuovi processi, nuovi prodotti. Dobbiamo preoccuparci di ridurre le disuguaglianze, di avere città, che si sviluppano in maniera intelligente, no? Le cosiddette smart city. Dobbiamo preoccuparci di un consumo e di una produzione responsabile. Quindi vedete che torna quel tema del cittadino nella doppia veste, no? Io sono un consumatore, ma sono anche un produttore. E quindi il grande tema della clima, della vita sulla terra, ma anche sotto la terra, quindi nei mari, e poi pace, giustizia e quindi tutte le tematiche che riguardano il buon vivere nelle relazioni della comunità. Il 17esimo, vi dicevo, torna sul tema che abbiamo appena visto, perché ci dice come lo dobbiamo fare, partnership per quegli obiettivi, quindi il metterci insieme, il relazionarsi per raggiungerli. Allora, se è vero che l'impresa deve fare parte di quella comunità che si auto-organizza, e che quindi insieme agli altri, che possono essere Stato e terzo settore, ma anche i concorrenti, ricordiamoci che concorrere vuol dire correre con gli altri, competere vuol dire chiedere con gli altri, non necessariamente quando noi ragioniamo con chi opera nel nostro stesso settore. Dobbiamo pensare al mors tua vita mea, no? Anzi, dobbiamo a volte pensare a condividere conoscenze, lo abbiamo sentito prima nell'intervento introduttivo che è stato veramente ricchissimo. Dobbiamo pensare di lavorare insieme, tanto il nostro essere distinti, la nostra identità e il nostro vantaggio competitivo non è dato dal condividere conoscenze, è dato dal come facciamo le cose, che normalmente è ricco di passioni, conoscenze tacite, virtù, talenti che ognuno ha in modo diverso e quindi anche due imprese che operano secondo gli stessi ingredienti, le stesse materie prime, gli stessi processi possono dar luogo poi a prodotti e servizi diversi, perché quello che determina il nostro agire non è soltanto quello che facciamo, ma il come lo facciamo. Quindi l'impresa al suo interno può agire in tanti modi per contribuire a quegli obiettivi di sviluppo sostenibile e può farlo sicuramente con attenzione, per esempio, lungo la sua catena di valore, a approvvigionamenti, quindi a materie prime che siano tracciabili, che siano riutilizzabili, che pensare al fine vita dei prodotti e quindi all'indice di reparabilità, può pensare a scegliere materie prime che siano frutto a loro volta di un recupero. Può preoccuparsi di ridurre gli impatti ambientali e ancora nelle persone, la formazione, come si diceva prima, prevenire la sicurezza e la salute dei lavoratori, coinvolgendoli anche, non soltanto appendendo un cartello, no, per essere in linea con le leggi e le regole. Quindi ci sono tanti modi che ci permettono di essere imprese civili, che vuol dire non solo limitarsi a rispettare delle regole o dei divieti, ma preoccuparsi di fare meglio, coinvolgere le persone, non fare attività per, ma fare attività con. E quindi ogni portatore di bisogno, come può essere il nostro lavoratore, è anche un portatore di risorse, così come lo può essere il nostro cliente o il nostro fornitore. Quindi tutta una serie di attività anche per le persone, per
permettere loro di tenere in armonia i tempi del lavoro e i tempi della famiglia. Io sono stata una mamma di 3 figli che ha lavorato per 20 anni in un'impresa e in molti momenti della mia vita avrei desiderato la possibilità di un orario un po' più flessibile che mi permettesse di seguire al contempo i miei figli, così come fare al meglio la mia professione. Perché quando noi parliamo di conciliazione tra i tempi del lavoro e i tempi della famiglia, è come se noi li mettessimo in conflitto, no? E quindi dovessimo in qualche modo trovare una mediazione. E invece noi possiamo amare la nostra famiglia e amare al contempo il nostro lavoro. E questo diventa un modo per essere più felici, essere più sereni e quindi anche più produttivi, perché sappiamo che quando noi agiamo facendo il meglio, dando il meglio di noi, quindi quegli atti di gratuità, che sono anche dati dalla passione, quando concorriamo al creare valore, ci preoccupiamo a nostra volta di quella sostenibilità economica e della nostra realtà. E così via. Quindi possiamo farlo lungo tutte le attività della catena del valore. Possiamo farlo nelle vendite, quindi nel selezionare anche i nostri clienti, dando a loro delle etichette parlanti che spieghino come facciamo il nostro lavoro e magari ragionando nella trasparenza di come facciamo i prezzi. Ci sono tanti modi, appunto, di essere attenti e di concorrere verso quegli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ma non basta. E voi direte: cos'altro dobbiamo fare ancora? Allora, il tema qui è che io, se mi preoccupo soltanto dell'ambiente e della società, ma lo faccio senza pensare a come appunto lo realizzo. Io posso essere gentile e essere attento quindi alla sostenibilità sociale, posso essere attento all'ambiente, ma lo devo fare con quell'idea di base valoriale, quella cultura organizzativa che determina la differenza tra me e le altre organizzazioni. Allora, i valori di fondo di un'impresa sono quelli che di solito derivano dal fondatore, no? Chi inizia un'attività o chi la dirige, molto spesso porta appunto sulle scelte, le scelte di tipo strategico, ma anche le scelte operative di ogni giorno, porta una serie dei suoi valori. E quei valori che sono poi le radici sulle quali ogni impresa si muove, determinano non tanto il profitto che noi realizziamo, ma come realizziamo quel profitto, e che è decisamente molto più importante. Allora, innanzitutto tenere in armonia, come se fosse un'orchestra, tutti i portatori di interesse. Prima ne ho citati alcuni, non vi ho tediato con tutte le fasi della catena del valore, ma tenere insieme i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, i nostri fornitori, i nostri clienti, i nostri distributori, lo Stato, la comunità di appartenenza, quindi tutti i nostri partner e ascoltare le loro esigenze e cercare non solo di rispondere a bisogni, ma di coinvolgerli in questa soluzione ai bisogni che stiamo cercando. Quindi un primo aspetto è quello di tenere in armonia e non, tutti i nostri portatori di interesse e non solo creare valore per una categoria, che è quella appunto degli azionisti o dei proprietari, ma come ci ha detto Marco Piccolo, creare valore per tutti i portatori di interesse. Quell'et di cui parlavo all'inizio vuol dire tenere insieme ciò che va bene per me e va bene anche per te. Passare a un'economia non dell'io egocentrata, ma un'economia del noi, che quindi agisca per il bene di tutti.
perché generiamo un legame molto più forte con la comunità di oggi, ma anche con la comunità di domani, che è quel patto intergenerazionale che ci è richiesto dalla sostenibilità. Se voi, questo è un termine oggi molto abusato, ma quando noi parliamo di sviluppo sostenibile, il contenuto è molto chiaro. Dice: dobbiamo permettere alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza però compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro. Quindi è un patto con la generazione che verrà, con i nostri figli, con i nostri nipoti e i figli dei nostri figli e dei nostri nipoti. Quindi è proprio un tema di considerare il mondo, come ci dice Sachs, non tanto guardando al cambiamento sociale, ambientale, eccetera, ma proprio nel mettere, nel descrivere quelle che sono le nostre aspirazioni a una vita dignitosa, quelle coniugare lo sviluppo economico e l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, quindi contemporaneamente. E poi, altro grande tema, quello di tenere insieme i nostri valori, quindi quegli elementi che non siamo disposti a mettere in discussione, perché sono quelli in cui crediamo davvero, con la nostra vision, quindi col sogno che ogni imprenditore ha quando inizia la sua attività e con la mission di ogni giorno, con l'attività di ogni giorno. Prima Marco Piccolo diceva anche di dare una testimonianza. Ecco, io credo che le imprese debbano coniugarli soprattutto con i comportamenti, perché sempre di più noi leggiamo grandi report di sostenibilità, grandi descrizioni sull'attenzione all'ambiente, alla società, ma poi nei comportamenti di ogni giorno non c'è una coerenza così forte. E quando noi dichiariamo qualcosa, ma facciamo diversamente, le persone non guarderanno a quello che diciamo, ma guarderanno a quello che facciamo. E quindi la testimonianza è un elemento fondamentale per le imprese, perché non possiamo solo pensare alla reputazione, pensare alla comunicazione che ci dia un ritorno, ma dobbiamo pensare a una comunicazione che sia prima di tutto di coerenza dei nostri comportamenti. Ora, la coerenza è sempre molto difficile e io non credo che le imprese civili, le imprese dell'economia di comunione, che è una delle forme, forse la più attenta e nobile dell'economia civile, siano imprese perfette. Ma credo che siano imprese che ogni giorno cercano di essere migliori di ciò che erano ieri, che ogni giorno cercano di mantenere saldi i loro valori e li riprendono e li rivisitano e li rimettono in discussione per rafforzarli e avere ogni giorno quel desiderio, quel tentativo di essere coerenti. Quindi ogni giorno di ridurre il gap tra quello che è il dichiarato e quello che è l'agito e cercare appunto di essere il più possibile in linea. Quindi se le imprese lavorano in questo modo, preoccupandosi dell'interesse di tutti, quindi del creare valore per tutti i propri stakeholder e tenerli in armonia, un po' come in un'orchestra, no? Noi non abbiamo il bravo violinista o il bravo sassofonista, noi percepiamo un suono che è armonico e quando qualcuno è escluso da questa armonia, lo sentiamo perché sentiamo che c'è qualcosa che non torna più, no? E ci ricorderemo di quella stonatura, magari vanificando il lavoro di tanti altri che hanno suonato invece con cura e attenzione. Allora, l'impresa deve avere questa duplice visione, interna prima di tutto, quindi nel coniugare
questi elementi che le sono propri e su cui fonda il proprio agire e sul quale crea valore, che è non solo profitto, ma tutto un insieme di elementi intangibili, di immaterialità, che abbiamo visto essere le buone relazioni, che abbiamo visto essere l'attenzione, la cura. Mi è capitato di andare spesso in imprese dove, anche se ci sono centinaia di dipendenti, imprenditori che li chiamano tutti per nome, che guardano le persone in faccia e che sanno di ciascuna di loro che cosa succede, ma non per curiosità, no? Per attenzione alla persona in quanto tale, per dare risposte di un welfare, per esempio, aziendale o di una cura che sia adatta alle persone, perché altrimenti, se c'è questa distanza elevata tra l'impresa e le persone, il rischio è che diamo risposte a domande che nessuno ci ha fatto e viceversa, che non ci preoccupiamo di ciascuno, no? Quindi, prima di tutto, una visione interna, che i nostri valori, la nostra mission e la nostra vision siano coerenti. Secondo, una visione del proprio ambiente, quindi che tutti i nostri stakeholder siano messi in armonia. In terzo luogo, una visione con l'intera comunità, perché, come ci diceva ancora Olivetti, che non è l'unico imprenditore che ha agito in quel modo, ma sicuramente uno che ce lo ha lasciato scritto e quindi ce lo ricordiamo, l'impresa deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia e quindi occuparsi dell'impatto sulla società, perché, come diceva lui, l'impresa ha qualcosa di più affascinante di quella libertà di azione e di profittabilità, ed è quella vocazione, quella chiamata che sente nella sua quotidianità. Allora, se tutto questo è vero, oggi l'Europa ci porta ad andare tutti in questa direzione e ci dice che dobbiamo preoccuparci, lo dice per le grandi imprese, ma questo tema ovviamente a cascata ricadrà su tutte, dalle medie o alle piccole che sono lungo le filiere. Perché? Perché l'Unione Europea ci dice che dobbiamo preoccuparci di fattori di governance, ma anche di fattori ambientali e di fattori sociali. E ci dice chiaramente che ce ne dobbiamo preoccupare lungo tutta la filiera. Allora, il fatto che derivi, cioè, o meglio, che si sia arrivati a una normativa, da un lato è un aspetto, a mio avviso, molto positivo. E perché lo è? Perché porta l'attenzione, prima abbiamo detto che è molto importante che ci sia una cultura anche di questi temi, è molto importante che si diffonda. Noi non possiamo sempre sperare di incontrare un Marco Piccolo o un Livio Bertola o imprenditori che hanno una loro sensibilità. Noi dobbiamo pensare che, se vogliamo che le comunità si auto-organizzino e che vadano in questa direzione, dobbiamo pensare che questi atteggiamenti, questi comportamenti siano la normalità o quantomeno la maggioranza. Noi non dovremmo stupirci quando sentiamo un imprenditore civile, dovremmo arrivare a stupirci di quando ce n'è uno in civile. E quindi bene che la comunità europea ci stimoli a questo. Quale può essere però l'attenzione che dobbiamo avere? Innanzitutto, che quando un tema diventa di norma, il rischio è che ci sia una compliance, cioè per essere rispettosi della norma ci comportiamo in un certo modo, ma dicevo prima che se i valori non sono radicati, non saranno atteggiamenti veramente di cura e di attenzione, non sarà innovazione sociale quella che facciamo, ma quasi sempre una pratica compensativa, restitutiva, e se compensiamo o restituiamo vuol dire che prima comunque abbiamo preso. Primo tema. Secondo, quando rispettiamo una norma senza capirne la profondità e il senso, rischiamo di fare il minimo indispensabile per essere rispettosi di quella norma e quindi non incorrere in sanzioni, ma
Poi, finita quel momento, un po' come quando per la strada andiamo ben sopra il limite di velocità, ma viceversa, quando vediamo l'autovelox freniamo, no? Il tema non deve essere che mi fermo perché c'è l'autovelox, mi fermo perché so che andando troppo veloce posso prendere sotto un pedone, non avere lo spazio di frenata e creare quindi dei danni alle persone. Allora, il tema degli ESG però, per contro, sta veramente sviluppando una cultura della sostenibilità e sta creando un'attenzione molto forte a quegli SDGs perché se voi ci pensate, quando noi parliamo di ambiente, abbiamo gli obiettivi appunto dell'acqua pulita, dell'energia, il grande tema delle città smart, il grande tema della vita nell'acqua, sotto i mari, cioè, e sulla terra, di cui vi parlavo prima. Quando parliamo di aspetti sociali, ovviamente andiamo a vedere di ridurre la povertà, di avere una parità di genere, di preoccuparci della salute e sicurezza, eccetera. Quindi, da un lato, questa nuova cultura e questa nuova attenzione che viene richiesta alle grandi imprese, ma anche alla loro filiera e quindi che a cascata ricadrà su tutti, diventa molto importante. E questo porta le organizzazioni a misurare non solo la loro profittabilità, quindi con i bilanci di esercizio, cosa che abbiamo sempre fatto, ma anche a rendere conto e quindi a dichiarare tutta una serie di elementi più intangibili, vengono chiamate le dichiarazioni non finanziarie. Quindi dobbiamo andare a misurare anche il come realizziamo quel profitto. Quindi se siamo attenti all'etica, se siamo attenti alle condizioni di lavoro, se siamo attenti all'uso delle risorse responsabile e così via. Allora, quando noi andiamo a misurare questi elementi, abbiamo due vantaggi. Il primo è che noi misuriamo quello che ci importa. Quando una persona si pesa è perché gli importa di magari non ingrassare, no? E poi ci pone attenzione. Allora, anche questo diventa un tema che aiuta le imprese ad essere più attente alla comunità e all'ambiente. Quindi la sostenibilità non diventa più un obbligo, ma diventa un modo di trasformare le imprese, di guardare alla cura del territorio e della società e a trovare anche dei modi di fare meglio quello che si sta facendo, quindi di innovare, perché ci si rende conto che in questo modo le persone sono più felici, che acquistano più volentieri i nostri prodotti, che quello che noi facciamo può andare a vantaggio anche di altri. Quindi comincia a diventare uno strumento che porta l'attenzione delle imprese a queste tematiche. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo tanti strumenti. Sicuramente i bilanci sociali sono stati i primi a dare attenzione a queste tematiche. Poi abbiamo avuto, quindi, quando ancora si ragionava di responsabilità sociale, quindi di rispetto delle norme, no? Oggi si parla di report di sostenibilità, quindi coraggio anche di rompere le normative e di cambiarle se non funzionano, lavorare in prevenzione, non soltanto in restituzione o in cura. Quindi il tema di tenerli insieme. Abbiamo i report integrati che ci dicono misura il tuo profitto e contemporaneamente anche tutti i capitali intangibili che stai sviluppando nel realizzare il tuo profitto, quindi un tema di capitale intellettuale, di capitale relazionale, come ti rapporti con le altre realtà e così via. E quindi anche questo tema di che invita le imprese a tener conto di questi aspetti, aiuta da tanti punti di vista. In primis aiuta l'impresa a trasformarsi e a migliorare, perché quando vede che alcuni suoi indicatori sulle tematiche non strettamente profittevoli, quindi non quantitative ma qualitative,
impone loro di migliorarle. E quindi il tema della valutazione non è un giudizio sulle imprese per dire chi è più o meno civile, ma è un modo di valorizzare ciò che di buono si fa e viceversa, di trovare dei fattori protettivi su quelli che sono gli inevitabili limiti o gli aspetti che non si riescono a raggiungere. Quindi, prima di tutto, è una logica trasformativa dell'impresa, ma poi diventa anche una comunicazione verso l'esterno che è molto importante per due ragioni. Per anni noi abbiamo pensato che comunicare il bene che si fa non fosse importante. Anzi, quando io ero bambina mi dicevano non dire quando fai qualcosa di buono. Ecco, io credo invece che oggi sia importante anche raccontare quello che si fa. Perché si genera emulazione, si dà coraggio. Non tutti magari conoscono la possibilità di tenere insieme profitto e attenzione al sociale. Non tutti sanno che si può creare lavoro e contemporaneamente cultura. E quindi diamo anche una possibilità alternativa, diamo una nuova visione a chi magari semplicemente non l'ha mai avuta. E poi diamo anche coraggio. Quante persone invece lo sanno, ma magari pensano di non, che sia complicato, che chissà quali investimenti. Quando io vado nelle imprese e propongo alcune di queste tematiche, mi dicono: no, ma chissà quanto mi costa. E non pensano invece, non lo sanno, che poi diventa un beneficio e che anzi non solo non hanno dei costi più elevati, ma semplicemente non li ribaltano sulla comunità e anzi ottengono poi persone più felici e soddisfatte e di conseguenza anche un ritorno economico, anche se non era lo scopo. Ma diamo quindi coraggio di dire: se l'hanno fatto loro, lo posso fare anch'io, o magari lo faccio in maniera diversa, ma so che è possibile. Allora, per avviarmi a conclusione, il tema di cambiare sguardo sulla realtà è una necessità. Se noi continuiamo a guardare la realtà pensando che l'unico scopo dell'impresa sia realizzare profitto, se guardiamo la realtà dell'impresa pensando che ci sia solo l'homo homini lupus, quindi il mors tua vita mea, e che invece il mondo non sia fatto di persone che sono tra di loro amiche, che quindi si possono supportare, completare e confrontare anche a volte con delle conflittualità, ma che l'importante è che si cerchino un senso, un significato del proprio andare, una direzione diversa. Se non proponiamo uno sguardo che sia quello di creare valore per tutti gli stakeholder, quindi che il mercato sia un luogo di mutuo vantaggio, dove nel perseguire un luogo di reciprocità, nel perseguire il mio bene, perseguo anche quello degli altri. Se non cambiamo lo sguardo pensando di misurare gli impatti sociali che ci aiutino a tutelare non solo i beni comuni, ma il bene comune, quindi quel luogo dove nessuno possa essere lasciato indietro, ovviamente noi non avremo una riduzione delle disuguaglianze, delle povertà o altro, ma avremo continuamente un aumento di queste problematiche. E quindi il nostro contesto continuerà a vivere la tragedia dei beni comuni. Invece, se noi ci mettiamo insieme per guardare la realtà con uno sguardo più attento agli altri, se ci preoccupiamo della cura delle persone, delle relazioni e quindi della comunità e del territorio, continueremo a sviluppare un'economia che è davvero una regola per la tutela della casa comune. E non solo, riusciremo ad ottenere, quando eravamo fuori onda, come si dice oggi, con Livio Bertola dicevamo l'importante è divertirsi. Ecco, io credo che
tutti dobbiamo ricercare la felicità, ma la felicità, insisto, o è pubblica o non è, come ci diceva Genovesi, a cui dobbiamo questo sguardo, questo paradigma che è appunto è lo sguardo sulla realtà. E quindi io credo che solo insieme agli altri, solo con gli altri, possiamo preoccuparci di tutelare questo bene comune per la felicità di tutti. Grazie, grazie professoressa. E adesso ci tengo a segnalarvi due libri editi da Città Nuova che possono aiutarvi ad approfondire i temi affrontati questo primo pomeriggio insieme. E parliamo di The Economy of Francesco, un glossario per riparare il linguaggio dell'economia, a cura di Stefano Rozzoni e Plinio Limata. Questo volume propone la rivisitazione di 33 parole chiave dell'economia, tra cui ambiente, beni comuni, capitalismi, ecologia integrale, finanza, lavoro, profitto, tecnologia e valore, attraverso la prospettiva etica maturata nel contesto di The Economy of Francesco a partire dal suo esordio nel 2020. Il secondo libro proposto invece è Lezioni di storia del pensiero economico di Luigi Nobruni, Paolo Sarto Santori, Stefano Zamagni, Un viaggio nella storia del pensiero economico. La conoscenza delle idee degli economisti di ieri, infatti, è spesso fonte di creatività teorica e di pensiero critico sul presente. Data la varietà temporale, spaziale e culturale della strada da percorrere, gli autori propongono il presente volume come una mappa concettuale per orientarsi nella ricchezza delle storie e delle idee economiche. E adesso diamo spazio alle domande. Ci è arrivata una prima domanda dalla chat di YouTube da parte di Pietro che ci scrive: che tipo di equilibrio, professoressa Bonomi, ci dovrebbe essere tra imprese, enti pubblici e comunità per realizzare questi concetti? Allora, sicuramente l'equilibrio ci deve essere nel microcosmo dell'impresa, quindi in tutti i soggetti che con lei hanno a che fare direttamente, ma anche con altri enti, perché se dobbiamo preoccuparci di sfide complesse come sono quelle del nostro tempo, le disuguaglianze che continuano ad aumentare, l'infelicità che continua ad aumentare nonostante aumenti la ricchezza media, tutti questi temi ci dovrebbero far capire che abbiamo un problema e abbiamo un problema complesso. È chiaro che i problemi complessi non possono avere una soluzione semplice e non possono neanche avere un unico interlocutore. Le imprese non possono da sole farsi carico di tutta una serie di tematiche che non sono solo loro, ma anche per una questione di equità della distribuzione. Cioè, voglio dire, fare imprese in alcuni territori non è la stessa cosa che farlo in altri. E quindi abbiamo bisogno di un ente pubblico che incentivi e sostenga, premi più che incentivare, premi i comportamenti delle realtà che agiscono in questa direzione, che non ribaltano i loro costi sulla collettività, ma anzi si preoccupano, per esempio, di sostenerla. Hanno bisogno di riequilibrare anche la distribuzione, perché, ripeto, fare attività in alcune realtà non è semplice come in altre e viceversa, non è difficile come in altre. Quindi c'è bisogno anche di fare norme, di creare anche punizioni per chi ovviamente non agisce in questo modo. Io sono più per le premialità perché credo che abbiano un risultato migliore, però abbiamo bisogno anche di un ente come quello pubblico che ha il compito di mantenere gli equilibri. Non possiamo lasciare all'impresa tutte queste responsabilità. E poi c'è un terzo settore che si sta occupando, perché è nella sua natura, nella sua indole, di alcuni temi di cui l'impresa non si fa carico, non può farsi carico, ma anche il terzo settore ha bisogno di conoscere e di ibridarsi a volte con le imprese e viceversa, di essere sostenuto dall'ente pubblico che invece spesso gli delega, lo dico a malincuore, con una serie di magari gare a massimo ribasso, tutta una serie di attività che non vuole o non sa fare. Ecco, invece, se c'è qualcuno che le sa fare bene,
Deleghiamogliele, ma riconosciamoglielo, riconosciamo il valore che hanno, non cerchiamo di mantenere, perché quando noi ragioniamo soltanto sui prezzi, come si diceva prima, ragioniamo soltanto sui profitti, togliamo inevitabilmente valore. Quindi c'è davvero bisogno che tutti e tre questi soggetti, nei loro modi diversi, perché ognuno di loro ha delle peculiarità, ognuno di loro ha delle caratteristiche, ma insieme possono creare quella sussidiarietà circolare di cui abbiamo bisogno per affrontare queste sfide complesse tutti insieme. Siamo parte tutti delle stesse comunità. Grazie professoressa, abbiamo un'altra domanda da parte di Francesco che ci scrive: si rileva che spesso il soddisfacimento dei nostri bisogni comporta la sofferenza e lo sfruttamento di altri. È possibile trovare un equilibrio? Allora, io credo non solo che sia possibile, ma sia doveroso. Noi non usciremo da questa situazione se non cambiamo il nostro approccio. E non sono io a dimostrarlo, ve lo dimostreranno le persone che poi ogni giorno, no, riescono a coniugarli questi aspetti. Quello che però mi preme è anche far capire che è più facile la strada di fare il nostro bene a scapito di qualcun altro, perché mettersi insieme vuol dire un investimento di tempo, vuol dire coniugare e tenere in armonia opinioni diverse, pensieri diversi, vuol dire investire. Le relazioni sono un investimento, però richiedono uno sforzo, no? Richiedono un impegno e aprono anche una ferita, perché le relazioni possono portare anche a qualche tradimento, ma noi dobbiamo correre questo rischio. E quando noi agiamo per noi stessi, a scapito di qualcun altro, riteniamo che questo ci garantisca, in una sorta di strana furbizia o di un comportamento opportunistico, ci garantisca una sopravvivenza. Ma non c'è sopravvivenza se la comunità ha dei forti squilibri, e lo vediamo tutti i giorni. Non nascono le guerre perché c'è equilibrio, nascono perché ci sono squilibri. Quindi noi dobbiamo cercare di creare comunità più eque e più giuste per la sopravvivenza di tutti. Certo è che la strada della relazione, la strada del preoccuparsi degli altri, di creare innovazione, è una strada più difficile, e noi spesso scegliamo ciò che è facile, non ciò che è giusto. Ma io credo che sia importante cercare ciò che è giusto, non ciò che è facile. Gli esseri Grazie. umani, come ci dice l'Ostrom, hanno questa capacità. Mettiamola in circolo. Grazie professoressa, ho un'altra domanda che ci è arrivata sempre dalla chat di YouTube che secondo me si collega in qualche modo a quella a cui ha già appena risposto. E Andrea ci scrive: come trovare un equilibrio tra fattori ambientali, sociali e governance? Ma guardi, io mi occupo spesso di valutazioni d'impatto, quindi vado a misurare queste cose nelle aziende e ne vedo tantissimi. Cioè, il tema è proprio quello, ma di pensare le nostre strategie con l'attenzione alla comunità e all'ambiente. Cioè, quello che noi non dobbiamo fare nelle imprese è di pensare alla strategia così come ci va. E poi, se non riusciamo, per esempio, a preoccuparci dell'ambiente, cosa che si fa spesso, sì, piantiamo le piante a livello compensativo, che non vuol dire che non dobbiamo piantare piante, per carità, ma possiamo fare di meglio, possiamo creare l'innovazione tenendo conto del non abbatterle le piante o di non aver bisogno di reimpiantarle. Non so se mi sono spiegata. Cioè, il tema è che quando ci sono dei valori di fondo, la sostenibilità noi non dobbiamo immaginarla come un qualcosa che appiccichiamo al nostro agire, ma dobbiamo pensarla come un pensiero basato su quel tipo di valori. Allora, se a muovermi sono quei valori, se a muovermi è l'attenzione per le persone e l'attenzione per il mio territorio, quindi per la comunità e per l'ambiente, automaticamente penserò anche agli aspetti sociali e ambientali. Se invece a muovermi è il mio interesse e del resto mi interessa solo perché sono obbligato a farlo,
logicamente non agirò in questa direzione. Quindi io torno a dire che quello che fa la differenza sono i valori della nostra cultura organizzativa, sono i valori sui quali basiamo il nostro agire e sono le priorità che abbiamo. Grazie. E l'equilibrio tra noi e gli altri deve esserci, non Assolutamente. noi a scapito degli altri, neanche solo etero diretti a scapito nostro, perché comunque in un caso o nell'altro non facciamo il bene dell'azienda e nemmeno della comunità, ma le tre sostenibilità devono stare assolutamente insieme. Grazie ancora professoressa. Per il momento non abbiamo altre domande e andiamo avanti presentando Livio Bertola, presidente della AIPEC e fondatore dell'azienda Bertola di Marene in provincia di Cuneo, i suoi figli Paolo e Marco, attuali contitolari con la sorella Caterina. Il gruppo Bertola opera nel settore dei trattamenti galvanici su metalli e propone al proprio interno un'economia civile e di comunione, credendo nella cultura del dare, nel valore delle persone e delle relazioni, considerati beni primari. Diamo allora la parola a Livio, Marco e Paolo. Grazie. Tutto vero, grazie Giulia, hai presentato benissimo. E niente, facciamo un po' di ricreazione visto che è già passata un'ora, non vorremmo stancarmi, no? E intanto io ringrazio tutti e ringrazio Teleradio Pace che ci ospita così gentilmente e la professoressa Bonomi e tutti quanti hanno collaborato e tanti per questa riuscita di questa prima puntata. Che dire, visto per fare un po' di recreazione, parlavo con i miei figli, sono qui vicino a me due dei nostri quattro figli che gentilmente hanno deciso di rinunciare a dei loro impegni importanti in azienda, in famiglia, per essere qui con voi. Qui alla mia sinistra c'è Marco, vero? Buonasera a tutti, sono Marco. E alla mia destra il primogenito. Buonasera a tutti, sono Paolo. Paolo, e poi abbiamo le due ragazze che sono impegnate da altre parti, Lia e Caterina. Ecco, dicevo, un metodo che stiamo utilizzando, ultimamente siamo invitati in diverse scuole a raccontare ai ragazzi cos'è questa nuova economia, questo nuovo modo di fare economia e impresa. Allora abbiamo tirato su un piccolo album fotografico che faccio vedere ai ragazzi per non stancarli, non annoiarli, farli vedere intanto che cosa facciamo, che vedano, non sentano solo che noi raccontiamo. E se vi va bene, facciamo scorrere velocemente queste fotografie, più che slide, dove così vi fate un'idea dell'ambiente da dove veniamo e dove lavoriamo. E poi magari approfondiamo certi argomenti in base a quello che diciamo. Se mi date la possibilità di condividere, lo schermo, ecco. Allora, possiamo condividere. Ecco, passiamo da questa. Si apre qua così. No, no, ho sbagliato. Aspetta, dovevo cliccare forse sulla fotografia. Adesso ci sono i giovani che sistemano tutto. E forse su questa. Partiamo dall'AIPEC, perché tutto l'associazione, che come è stato detto prima, Italiani Imprenditori per un'Economia di Comunione, che ha questo simbolo, insieme generiamo valore. Cosa vuol dire? Allora, che quest'idea, questa associazione nazionale nasce da questa intuizione che è l'economia di comunione. Nata da chi? Da una grande figura femminile, un grande personaggio, Chiara Lubich, questa è una foto proprio di quel periodo che in Brasile nel 1991, quando era crollato il muro di Berlino e sembrava che il comunismo era finito e il capitalismo avrebbe risolto tutto, lei in un viaggio in Brasile dall'alto dell'aereo prima di atterrare, vede un qualcosa di strano che le appare sotto i suoi occhi, più o meno una cosa del genere, ma dall'alto si vedeva ancora meno, e vedeva questa selva di grattacieli così belli, così moderni, attorniata da un qualcosa, diciamo, quella non è una foresta, che cos'è? E gli rispondono che il vescovo di San Paolo le ha detto, quella è la corona di spine, sono le favelas. E lei dice, ma com'è possibile
che ci siano delle persone ricchissime, guardate in questo particolare, queste piscine sui balconi, i campi da tennis e di fianco un muro che divide i disperati, dove i bambini morivano di fame. E lei ha capito, e ci è stata veramente male anche fisicamente, ci raccontano, che ha capito che il mondo stava prendendo un'altra deriva, sicuramente non meglio di quella precedente. E allora le è venuta in mente l'idea di proporre, e seguita da alcuni economisti illuminati, diciamo come la professoressa Bonomi, che conosce bene, si è rivolta a degli economisti lanciando una sua proposta, che era la proposta che di un'economia che ha chiamato di comunione. Un'economia di comunione si intende economia fraterna, dove semplicemente lei ha proposto di creare, si è rivolta alla comunità, questo è importante, non all'imprenditore subito, ma in un secondo tempo, alla comunità civile, ha detto: io vi propongo una cultura del dare piuttosto della cultura dell'avere, perché sicuramente fa starne la gioia. Questa deve essere sostenuta da economisti, come appunto ci ha spiegato molto bene la professoressa Bonomi, che vi fanno capire che c'è molto più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi è nata questa idea dell'economia di comunione e lei si è rivolta quindi alla comunità e ha detto: noi dovremmo creare delle imprese per creare delle imprese come possiamo fare? Si è rivolta alla comunità dicendo: bisogna raccogliere dei capitali, quindi ognuno ha messo quel poco che aveva, diciamo noi in Brasile siamo poveri ma tanti, ognuno ha messo qualcosa, si sono raccolti i capitali e ha detto: bene, li investiamo, li diamo in mano a dei bravi imprenditori che facciano fruttare questi denari, questi valori che noi diamo, in modo da creare delle aziende sane, competitive come gli altri, che devono fare utili, come spiegava bene all'inizio anche il nostro Marco Piccolo, che devono fare utili, e devono rispettare l'ambiente, ma non devono mettere al centro il profitto solo, che è importante, ma la persona. Quindi quindi io propongo a questi azionisti di queste aziende che nasceranno di creare delle aziende in questa maniera, dove apparentemente si è come tutti gli altri, ma appunto si mette la persona al centro, si crede nella cultura del dare. E poi queste aziende che devono fare utili, quindi devono progredire, una parte di questi utili devono essere reinvestiti per migliorare l'azienda e portare sempre più all'avanguardia. Una seconda parte per formare uomini nuovi, uomini e donne nuove, la cultura del dare, quindi la formazione, quindi incontrando degli economisti illuminati, come abbiamo l'esempio anche qui oggi, per formare la gente a questa cultura, e la terza parte nella libertà, nella assoluta libertà, per aiutare gli indigenti, cioè le persone che sono nella miseria soprattutto, come era lì in Brasile, e tirarli dentro il ciclo produttivo, non fare della carità così gratuita e basta, no, tirarli dentro, che il primo modo qual è? Quello di creare aziende, assumerli, portarli in casa e insieme a loro sviluppare l'azienda che diventa un bene comune. Ecco, qui allora, andando avanti veloce, adesso vado un po' veloce perché poi voglio dare spazio soprattutto ai miei figli, alla terza generazione della nostra azienda, quindi appunto vedete alcuni economisti che ho incontrato negli anni passati, che ci hanno chiesto, ma perché non ci, vedendo che noi avevamo queste idee anche un pochino, perché non ci aiutate a testimoniare con la vita, essere il sale, come diceva bene Marco Piccolo prima, il sale per far capire agli altri che è possibile vivere un'economia e vivere le imprese in modo diverso. Ecco, qui per farvi vedere qualche appunto di questi docenti, questi economisti illuminati che penso che molti di voi conosciate, ecco, solo per farvene vedere qualcuno, poi ci sono molti altri. Si era appunto rivolto a questi economisti, ad alcuni imprenditori che in un convegno vicino a Firenze ci eravamo trovati, e era nata l'idea di fondare appunto questa associazione AIPEC, che vuol dire Associazione Imprenditori per un'Economia di Comunione. E la nostra sede è al Polo Lionello vicino alla città dell'Ilopiano. Ecco, però adesso parliamo un po' della nostra azienda. La nostra azienda, la Bertone SRL, come si chiama oggi, nasce nell'immediato dopoguerra, nel 1946, dallo zio che vedete nella foto al centro,
che aveva già un'azienda a Torino, che aveva tirato su negli anni 30, poi dopo il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale aveva fatto sì che lui tornasse al paese natio, che è il nostro Marene, e aveva messo, diciamo, una filiale. E quando sono tornati i fratelli, mio padre a sinistra, che è tornato dalla prigionia, dal lager, l'altro partigiano, hanno deciso di portare avanti questa piccola filiale. Ma la cosa che ci colpisce molto è per il piacere di dare lavoro a tanti amici che erano nel nostro territorio, che erano una cinquantina di chilometri e cinquantina di chilometri da Torino, per non farli correre nelle città per poter lavorare, perché il nostro è un paesello prettamente agricolo. Quindi l'hanno fatto, come diceva la professoressa prima, anche per il piacere, i nostri genitori, i nostri avi, per il piacere di fare qualcosa di buono per la collettività. Ecco, questa era l'idea che ci piace molto. Questa è la foto del 49, dove c'è la mia mamma che mette le mani sulle spalle di mio papà, e c'è mio fratello più grande che allora aveva 2 anni. Era una foto del 49, per dirvi. Ecco, questo era il primo capannone. E poi adesso oggi la Bertola è diventata la Bertola Group. Perché la Bertola Group? Perché seguendo anche le ispirazioni, anche i consigli di questi nostri amici economisti, ci hanno detto che bisogna continuare a investire, creare delle torte nuove, non solo portare avanti quelle che ci sono. Allora c'è avuto l'occasione di creare una nuova azienda che fosse simile a quella che facevamo, ma molto più ecologica, perché la nostra azienda, che è la cromatura, dove si usano prodotti chimici in abbondanza, abbiamo creato un'azienda che si chiama High Technology Italia, dove si propone una metallizzazione dei metalli sottovuoto, quindi non si usa praticamente acqua, non si usano prodotti chimici. Questo sempre per andare incontro, per migliorare l'ambiente. Ecco, qui per farvi vedere, allora, due dei figli li avete visti, no? Paolo e Marco. Qui abbiamo le due ragazze, con l'altra ragazza più grande, che sarebbe mia moglie. Faccio vedere anche perché facciamo capire che siamo una famiglia. Abbiamo una dozzina di nipoti, di nipotini, quindi manca il dodicesimo. Ecco, di questi quattro figli sono tre, sono rimasti i primi tre, sono rimasti in azienda a lavorare, mentre la nostra quarta figlia, che tra l'altro è una figlia adottiva, siamo contenti anche perché il papà viene da un paese, da un altro continente, quindi ci sentiamo anche internazionali, grazie a lei. I primi tre si sono fermati in azienda. E su questo faccio una battuta ne parlavamo un po' di tempo fa, uno degli argomenti della professoressa Bonomi era quello del passaggio generazionale. E mi è venuto da dire, allora, il papà ci mi ha chiesto se volevo continuare questo lavoro che mi era piaciuto, quello della galvanica, della cromatura. E io l'ho detto ai figli, guardate, il nonno mi ha chiesto di fermarmi, mi sono fermato. Però se voi volete non fermarvi, io vi lascio liberi, la vendiamo, la chiudiamo, cosa facciamo? E loro mi viene da fare questa battuta, sarà perché a volte i figli fanno l'opposto di quello che gli chiedi, questa è la versione un po' più, oppure perché, come dicono loro, lo diranno anche loro, perché si sono sentiti liberi di scegliere, vi ho detto, se volete, e si sono buttati, sono veramente entusiasti se l'azienda oggi va molto bene, la stragrande maggioranza dei motivi sono dovuti alla loro capacità e al loro entusiasmo. Quindi questa azienda lì era nel 75esimo, la nostra azienda ne ha compiuti già 78. Ecco, e noi abbiamo dei clienti molto importanti, lavoriamo nel settore del fitness, del benessere, nelle palestre, con grandi marche come la Technogym, che è leader mondiale, con la Moto Guzzi, questa leader a livello nazionale, questo Made in Italy. Ecco, e poi faccio vedere questa foto. Quando c'è stata la pandemia, questa è una foto fatta nel 2020, quando è iniziata la pandemia. Quando è iniziata la pandemia, tutti hanno cominciato a tirare remi in barca, tutti a scappare e terrorizzati di questa tragedia. E noi, pensando al messaggio dell'economia di comunione, abbiamo detto no. Abbiamo avuto un'offerta importante ad una grande multinazionale straniera che ci ha proposto un lavoro enorme proprio in piena pandemia. Allora abbiamo detto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo investire di più, assumere di più, rischiare, indebitarci con le banche in un momento buio. Però e questo è il momento buono per credere se crediamo a questi principi. Allora abbiamo cercato di investire e di cercare persone, soprattutto che provenivano dal disagio, come propone l'economia di comunione. Quindi includere questa gente scartata, non perché sono scarti, ma perché la società
per vari motivi di scarto, allora li abbiamo inclusi e la nostra azienda da 26 addetti che aveva oggi è arrivata a una sessantina, no? Ecco, questo è per farvi vedere appunto il Covid che è stato per noi lo spartiacque di questi anni, in questi anni. Ecco, questa è una foto fatta con le due aziende che adesso noi da 26 che eravamo, compresa l'altra azienda, eravamo una trentina, oggi siamo quasi una novantina. Quindi siamo cresciuti molto come personale, abbiamo assunto tantissime donne perché erano quelle che trovavano meno lavoro, abbiamo trovato persone da enti come la San Vincenzo, dalla Caritas, dalla Papa Giovanni. E quindi abbiamo privilegiato dei continenti, dei rifugiati, abbiamo dato precedenza. E qui è stata veramente mettere in pratica, cercare di vedere se era vero quest'idea dell'economia di comunione che ti dà anche il centuplo, ti dà molto di più di quello che tu hai investito. Infatti, cosa abbiamo fatto queste persone? Abbiamo detto: noi crediamo in questi valori di economia civile, di comunione, economia francescana, dove l'azienda per noi è il bene comune. Ecco, noi abbiamo visto che queste persone che arrivate, che non sapevano nulla dal disagio, hanno cominciato a capire subito, hanno cominciato ad aiutarsi e si è creato un clima di famiglia, ma veramente grande, che veramente ci ha permesso di competere con grandi gruppi a livello internazionale e di avere un riconoscimento internazionale da grandi gruppi. Vi faccio vedere anche delle foto. Questo è uno dei giovani ingegneri che era all'inizio, non aveva un lavoro semplice e noi l'abbiamo valorizzato e quindi aiutare anche quelli scartati, allora anche grandi giovani con grandi capacità che però non erano apprezzate dal mercato. E questo è uno dei tanti che abbiamo. Oppure dal continente africano, per dire, adesso vi faccio l'esempio che noi lavoriamo su tre turni per soddisfare le esigenze anche di notte e su tre turni due di questi capi squadra preposti sono di continente africano. Quindi da noi non c'è proprio, non c'è, non solo non c'è razzismo, ma anzi noi siamo felici di avere, più siamo diversi, più siamo contenti. Ecco, quindi per farvi vedere alcuni marchi con i quali lavoriamo, dalla Ferrari, l'Audi, la Maserati, adesso c'è anche la BMW, ecco, vado avanti, ecco, una moto in particolare che è uscita proprio in piena pandemia è stata la BMW Moto che ha lanciato una BMW tutta cromata e ci ha conosciuti e ci ha proposto di fare tutta un 35 più particolari cromati. E quindi, come dicevo all'inizio, era un esborso economico molto grande. È un rischio molto grande con un'azienda così grande e noi con questa gente così ai margini siamo riusciti a fare eccellenze. Quando sono venuti a visitarci loro, come anche la Brembo con la quale facciamo l'impianto frenante, Harley Davidson, loro ci hanno proprio detto: noi vediamo il rapporto che avete con i vostri collaboratori. E questo, noi a volte nelle nostre aziende siamo dei numeri, invece voi vediamo che siete una famiglia e questo ci tranquillizza e ci dà fiducia in voi. Ecco, quindi per farvi vedere, quindi velocemente, adesso chiudo perché passo la parola ai figli, per scendere più nei dettagli, per farvi vedere appunto con chi collaboriamo, no? Noi collaboriamo intanto con la SEC, Scuola di Economia Civile, dove la professora Bonomi fa parte tra le fondatrici, e con l'economia di comunione ovviamente, con l'economia Francesco, con le Prophetic Economy, quando c'è stato al tempo che abbiamo fatto delle giornate importanti con Slow Food, con Next, questa associazione dell'economia per tutti di Becchetti, eccetera, e con tantissime associazioni e persone di buona volontà. Ecco, qui riprende quello che ho fatto vedere. Economia Francesco, ecco, noi diciamo, abbiamo degli ottimi rapporti, infatti mi rivolgo a tutti i giovani di Economia Francesco d'Italia e del mondo, diciamo, sentite che l'AIPEC è la vostra casa. Noi abbiamo voluto appunto fare questa serie di incontri proprio per farli con voi. Infatti ci saranno delle prossime volte anche delle esperienze di tanti giovani imprenditori, economisti di Economia Francesco. Ecco, poi noi appunto facciamo anche dei progetti con questa parte degli utili nella libertà. E noi aiutiamo dei progetti attraverso associazioni come l'AMU, Associazione per un Mondo Unito, dove andiamo a creare dei progetti in Italia o in giro per il mondo, dove si aiutano delle comunità o delle aziende a sviluppare le proprie aziende, le proprie comunità con i principi dell'economia comunitaria. Casa Domenor in Brasile, questi sono alcuni dei soci onorari,
professor Bonomi e tanti di voi conoscono, che ci hanno messo la faccia, ma soprattutto l'entusiasmo per aiutarci ad andare avanti. Ecco, allora adesso ho parlato troppo. Quanto ho parlato? 20 minuti, troppo. Allora adesso io ritorno Interrompi interrompi condivisione, ecco, aiutano i giovani, ecco, e lascio la parola ai giovani. Partiamo dal più giovane, dal più piccolo o dal più grande dei figli, eh? Adesso non c'è nessuno che risponde, potrebbe essere Giulia, non so. Da chi partiamo? condivisione. Ma sì, partiamo dal più grande, dai. Dal più grande, va bene, Paolo, Paolo, bene. No, buonasera a tutti. Sicuramente l'entusiasmo e l'esempio di nostro padre, come potrete ben pensare, ha fatto la sua parte. Io mi ricordo le prime estati che ho cominciato a lavorare, poi dopo la scuola, poi in pianta stabile, rimanevo colpito ed erano a fine anni 90, quindi quando questo messaggio dell'economia di comunione è arrivato anche nella nostra azienda, forse dal 95, che abbiamo cominciato veramente a cercare di attuarlo su tutti gli aspetti. E rimanevo colpito dal fatto che, così per raccontare un fatto concreto, avevamo bisogno di personale e una volta si presenta uno di questi candidati che era una persona che aveva tanti problemi sia fisici che della sua storia, eccetera. E così a un certo punto mio padre dice: ma io penso che lui abbia più bisogno di altri, no? Di essere assunto. E io dico: ma proprio questa persona dobbiamo prendere, che magari anche fisicamente non può dare una mano agli altri, o che magari per i problemi di famiglia non potrà essere così presente, eccetera. A distanza di tempo, questa persona crolla di nuovo sui suoi problemi passati, anche di tossicodipendenza, e mio padre, prendendolo un po' alle strette, gli dice che deve cambiare rotta, e a un certo punto decide di andare in una comunità. Ancora a distanza di tempo, veniamo poi a sapere che ci dicono che questa persona è stata una dei casi meglio, che sono riusciti a uscire meglio dalla loro condizione e che avevano poi deciso di rimanere in comunità. Avevano tra l'altro trovato anche una persona con cui si erano poi fidanzati e sposati, e adesso stavano aiutando altre persone che avevano avuto la sua stessa esperienza. E questa esperienza mi ha toccato profondamente, perché mi ha fatto capire concretamente il valore dell'impresa, no? Che se sa includere, se sa anche scegliere magari la scelta non proprio quella più scontata, o più, però sa dare quel valore aggiunto alla società intera, no? E in questo caso per me è stato fondamentale. Spesso per tutto questo agire, no? Questo agire in questo senso si crea proprio un circolo virtuoso, no? Intorno a noi, non solo dei collaboratori, non solo con i fornitori, non solo con i clienti, ma anche addirittura con i concorrenti. Abbiamo avuto delle esperienze con imprese concorrenti, col quale, avendo per primi dato una mano, non essendoci tirati indietro quando veniva chiesto un consiglio, o per esempio durante anche alcuni avvenimenti come il 70esimo, li abbiamo addirittura invitati nella nostra azienda a visitare. Mi ricordo quando, dopo il primo momento, si è fatta la visita guidata all'interno dell'azienda, che proprio sono venuti un paio da me: ma veramente anche noi possiamo entrare, anche noi possiamo andare a vedere. Perché comunque c'erano tutti i nostri, diciamo, segreti, il nostro know-how, no? Però con quell'apertura, con quello spirito di non voler giocare in difesa, no? E a distanza di tempo ci è sembrato veramente che quel poco che abbiamo fatto per loro ci è ritornato 100 volte tanto. In particolare un esempio di un'azienda concorrente, che facevamo lo stesso pezzo per lo stesso tipo di articolo per l'automotive, che a un certo punto ci ha chiesto un consiglio perché non riusciva a rispettare un capitolato,
noi gliel'abbiamo dato. A me personalmente mi è sembrato di dargli un piccolo aiuto, non mi è sembrato di dargli chissà che, mi è sembrato scontato darglielo. A distanza di tempo, durante una visita che lui ci ha fatto, così che passava di qua, venendo in azienda, ha notato un particolare sul nostro impianto e ci ha dato un piccolo consiglio che per noi si è rivelato un aiuto incredibile, no? Che ci ha permesso di risolvere al 100% un problema che consulenti, addetti ai lavori, più volte avevano provato a risolvere, ma non erano mai riusciti così, in modo così. È solo una persona con l'esperienza sul campo, come uno che faceva il nostro lavoro, poteva darci. E di nuovo questa è stata per me e per noi un esempio proprio tangibile e concreto che questo dare, questa cultura del dare, poi veramente ti ritorna. E quindi ci sentiamo ricchi di beni relazionali, di questa voce che nei bilanci non esiste, non si può quantificare, e però ha un valore immenso. Quando diciamo ai nostri collaboratori, noi nel contratto non vedrete mai scritto che vi chiediamo la vostra disponibilità, la vostra gratuità, il vostro sorriso, il vostro saluto, la vostra disponibilità. Voi lo potete solo regalare. Però se lo sapete donare, questo fa la differenza. E quindi questa piccola scintilla, questo piccolo innesco che noi a volte diamo, veramente poi vediamo che ognuno al suo posto, nel suo punto di lavoro, riesce a mantenere questi fuochi accesi, questi beni relazionali che fanno la differenza, e lo nota il cliente straniero, che anche se non capisce la lingua, capisce che c'è un'intesa, che si lavora in squadra e che questa squadra vince, che non vince mai il singolo, ma vince sempre questa squadra. Sì, volevo, buonasera a tutti, volevo aggiungere, legato a questo, che un po' per deformazione professionale la nostra azienda ha imparato ad entrare nei problemi. Noi, entrambe le aziende, entrambe le divisioni, facciamo per la maggior parte dei casi un conto lavoro, quindi lavoriamo dei componenti che sono di proprietà dei nostri clienti e che spesso vengono disegnati, realizzati sotto indicazione del cliente finale, no? Alcuni brand che sono stati citati prima. E quindi è nostra abitudine entrare nei problemi e quindi ci differenziamo proprio per questo, per capire insieme ai clienti come meglio fare per ottenere il miglior risultato richiesto. E questo cosa presuppone? Il fatto che ci sia della trasparenza e professionalità, e ci ha fatto piacere negli ultimi anni vedere come la nostra trasparenza, come diceva Paolo, la nostra disponibilità e il nostro come dire, non tenere i segreti, ma metterli sul piatto, ha colpito i collaboratori, ma ha colpito soprattutto i clienti e il cliente finale, che ci hanno detto che non si aspettavano questo e non riuscivano bene a capire come mai alcuni altri nostri concorrenti, altra azienda, non li facevano entrare in azienda, non li facevano, non gli davano delle spiegazioni tecniche, logiche, anche loro potevano capire. E legato a questo, abbiamo proprio visto anche l'importanza di arrivare a guardare in faccia le persone, che siano i collaboratori, che siano i clienti, perché spesso, ce lo diciamo tante volte, noi dobbiamo, la nostra azienda deve cercare di risolvere dei problemi di ritardi di consegne, perché il nostro trattamento è verso la fine della filiera, risolvere i problemi del nostro collaboratore che non riesce a risolverli, e quando te li manifesta si è verso un punto di non ritorno, no? Io per primo, così per darvi una piccola esperienza anche mia, sono lavorato in economia, ho iniziato a studiare perché volevo fare tutt'altro, poi
Poi papà mi ha detto: ma se vuoi venire qua in azienda, mentre siamo fatto il primo semestre, siamo a marzo, così ti occupi anche un po' del bilancio dell'azienda, così hai un po' di materiale sul quale riflettere. Io, iniziando a lavorare in azienda, ho incominciato un po' a appassionarmi, no? E ho capito che quello che volevo andare a fare non era forse il mio. Mentre invece, come dire, dirigere la parte dinamica dell'azienda mi ha sempre più preso. E ho fatto mia questa vocazione, me la sono scelta nella massima libertà, però me la sono scelta sul campo. E dicevo che quindi in questo ambito qua, quindi, il fatto di risolvere problemi mi è successo più volte, di avere dei colleghi, dei collaboratori che ti portavano direttamente o indirettamente fuori un problema che avevano loro personale, economico spesso, e dover io affrontare, mi dicevano: "Toh, questo, dammi una mano, come fare a tirarmi fuori da questa difficoltà finanziaria?" E io quindi dovevo, con l'azienda, con il mio poco vissuto esperienza personale, gestire magari il portafoglio di padri di famiglia Togliere dall'usura. e togliere dall'usura spesso. Quindi, come azienda abbiamo anticipato il TFR a delle persone sotto forma di prestito, in modo che potessero chiudere questi prestiti al limite dell'usura, lo 0,% sotto il tasso di usura, per poi, una volta chiusi, dargli il loro TFR. E vigilando anche sul fatto che queste persone qua mantenessero però comunque un atteggiamento così consapevole nel futuro, no? E niente, quindi, e questo è venuto fuori col fatto di avere al centro l'obiettivo comune e di guardare in faccia le persone, quindi, come dicevo prima, dai clienti ai collaboratori, cercando di dire: bene, arriviamo a risolvere questo problema per il bene di tutti. Grazie. Sì, Prego, prego, Livio. faccio ancora un esempio, così che in pandemia. abbiamo, sì, in pandemia ci siamo accorti che alcuni figli dei nostri collaboratori erano dovuti rimanere a casa da scuola, eccetera, magari anche in case che non avevano spazi aperti o case molto piccole. Allora, da lì è partito una proposta di aiutare tutti quelli che avevano figli piccoli in età di scuola materna. Abbiamo fatto un accordo con la scuola materna del paese, che è una scuola paritaria, dove praticamente paghiamo metà retta della scuola e permettiamo a tanti che non portavano i figli, anche per risparmiare quei soldi di portarli, di farli frequentare questo posto. Oppure una ragazza madre che abbiamo conosciuto che non poteva lavorare perché aveva il figlio molto piccolo, prima le abbiamo trovato una babysitter, poi l'abbiamo assunta e pian pianino è riuscita a tirarsi fuori. Anche da una situazione abbastanza complicata, oppure una ragazza ucraina ultimamente che ci è stata mandata da San Vincenzo, non conosceva la lingua italiana e quindi subito avevamo un po' paura anche per motivi di sicurezza, però l'abbiamo affiancata, abbiamo visto anche proprio che i collaboratori l'hanno proprio presa a cuore e anche lì è stata una persona che si è rivelata veramente che riusciva a reciprocare, no, questo aiuto, dando il massimo dell'impegno, come dire, essendo poi una persona che aveva proprio voglia anche di riscattarsi, di uscire da una situazione molto difficile, molto complicata. Chiediamo infatti sempre spesso che ci sia la reciprocità, cioè che non ci sia forse. I casi meglio riusciti sono quelli dove siamo riusciti a avere un doppio senso, no? Non solo noi che aiutiamo l'altro, ma che l'altro ha la possibilità di reciprocare, no? In tantissimi modi, e che di noi è una cosa importante, una cosa che dà dignità, che permette che poi le cose vadano avanti col tempo, no? Che non sia
solo uno spot o solo un momento questo. Qualcuno ci diceva, in azienda ci sentiamo guardati, ci sentiamo, non ci sentiamo soli, sentiamo che quello che facciamo è visto da qualcuno, che quindi abbiamo, per esempio, nostro padre ogni sera va a salutare il turno della notte, no? Quindi dalle 10 a mezzanotte fa un giro e tutti sempre apprezzano molto questa vicinanza, no? Questo vederlo che gli incoraggia magari quando uno è un po' più stanco, comunque, e quindi sono quelle piccole cose che poi fanno veramente la differenza e quando il cliente se ne accorge, non sai bene come, però te lo apprezza, così vedi che funziona. Avete capito, gli imprenditori, noi con gli imprenditori IPEC sono degli egoisti, perché sono felici di far felici gli altri, perché per noi il denaro è troppo poco, come l'ha detto bene anche Marco Pigolese, e quindi noi stiamo diffondendo questa idea che il denaro è troppo poco e siamo felici di far felici gli altri. Grazie, grazie Livio, Marco e Paolo. Adesso abbiamo delle domande per voi da YouTube, abbiamo 15 minuti per fare un po' un punto della situazione e delle risposte. Allora, la prima domanda che ci arriva è da parte di Fabio, che ci scrive: nella vostra esperienza, com'è possibile passare dal paradigma dell'homo homini lupus, che informa tutta la nostra società, a quello dell'homo hominis amicus, che ci prefiggiamo insomma di essere in realtà? Posso rispondere io? Ecco, posso rispondere io. Sempre l'esempio che penso che tutti conosciate, Muhammad Ali o Cassius Clay, il grande pugile. E dico sempre, lui ballava sul ring, teneva sempre la guardia bassa e quindi lo vedevi rilassato e quasi sorridente, no? Allora dico, io voglio una vita così, una vita con la guardia bassa, che ha messo già in conto che un cazzotto prima o poi ti arriva, perché con la guardia bassa, per veloce che sei, uno te lo prendi, però preferisco una vita così, aperta, pronta anche alle sfide, anche attiva, ma piuttosto che una vita in difesa, una vita coperto, una vita che mi devo sempre guardare. Ecco, io me lo spiego così. Non so se piace a chi ha fatto la domanda, ma grazie, grazie. Per altri approfondimenti o se hanno altre domande, comunque ci possono continuare a scrivere tranquillamente, poi daremo anche la mail a cui rivolgersi. E un'altra domanda per Marco, ci scrivono da parte di Alessia: e la responsabilità civile di impresa, come cambia il ruolo dell'imprenditore? Da molti viene ancora concepita come un costo e da altri viene strumentalizzata ai fini del cosiddetto greenwashing. È uno strumento per diffondere il bene comune? Sì, sicuramente l'ha spiegato bene la professoressa Bonomi prima, che quindi quando noi ci sforziamo, perché è anche un allenamento questa nuova prospettiva, quindi il fatto di realizzare un business, un'attività nuova, un'azienda nuova, debba sempre essere visto più possibile a 360 gradi, quindi come io spesso faccio un po' da martello, si parte dai ricavi, quindi sicuramente la cosa importante sono i ricavi, però abbiamo visto in questi ultimi anni, a differenza di spesso nell'opinione pubblica si criticano sempre ciò che viene fatto dalle istituzioni, dal governo, però negli ultimi 10 anni un aiuto che c'è stato è il fatto di vedere che cosa c'è che è a supporto dell'azienda, quali sono i bandi, i bonus che l'azienda può attingere. E spesso queste cose qua ci hanno dato un'opportunità in più, quindi se perdo dei ricavi, vedendo che il business e l'attività stesse in piedi, poi si arrivava a collegare tutte queste attività che potevano essere a supporto e anche il fatto di arrivare a fare un investimento più grande, come è stato nel nostro caso di recente, di realizzare una divisione che fosse più a rispetto dell'ambiente, che andasse oltre i limiti di legge per quanto riguarda l'efficienza energetica, ma farla ancora più isolata, ancora più a impatto ambientale più basso,
alla fine abbiamo trovato, abbiamo detto sì, lo facciamo, perché il rientro di ormai di efficienza energetica se ne parla negli ultimi anni, però 5 anni fa sembrava una cosa da sì. Visionari. E poi però dietro c'erano a livello civile c'erano dei bandi, dei fondi che erano a supporto di questo. Bisogna soltanto arrivare a mettere tutti insieme tutti i vari pezzi del puzzle e il business era sostenibile, reale, civile e quindi rispettava questo paradigma. Collaborativamente. Come ad esempio abbiamo inserito da 2 anni, siamo stati, dicono, tra i primi in nostro padre nel 2001 l'ha messo un cromo trivalente, quindi un cromo rispettoso dell'ambiente, non tossico, non cancerogeno rispetto a quello che si utilizza da 40 anni. E siamo stati tra i primi perché? Perché abbiamo visto che c'era mercato, quindi i ricavi c'erano, perché rispettava delle direttive europee, quindi non ci siamo inventati nulla, abbiamo visto le migliori tecnologie che l'Europa validava e siamo andati dietro a costruire un impianto nel rispetto delle normative che lo Stato italiano in questo caso aveva, no? Quindi abbiamo creato un impianto in cosiddetta 4.0 con tutti i crismi necessari per renderlo tale e appoggiandoci a dei professionisti capaci, seri e competenti. E questo ci ha dato coraggio di innovare, di sviluppare e di andare e diventare fra i primi a utilizzare una tecnologia nuova. Lavoro. E ci ha dato tanto lavoro. Grazie Marco. E abbiamo un'altra domanda, se vuole rispondere Livio, così abbiamo fatto una domanda a ciascuno. E allora Roberto ci scrive: secondo voi quali sono gli strumenti essenziali per ripensarsi in un ruolo di imprenditore? Che cosa si può fare concretamente? Beh, intanto pensare che imprenditore vuol dire il poter generare valore. Infatti, come raccontava bene Paolo, anche Marco, no? Che all'inizio volevano fare altro, poi hanno scoperto nel mettersi a servizio degli altri questa vocazione che noi sperimentiamo veramente, che è bello fare qualcosa per gli altri. Infatti lo facevo come una battuta, no? Che siamo egoisti, perché noi abbiamo capito che noi siamo degli animali relazionali, noi siamo felici se siamo in relazione con gli altri, siamo felici se facciamo qualcosa per gli altri. Quindi intraprendere, se uno ha queste caratteristiche, perché poi se non le ha può fare da supporto, perché non è che tutti dobbiamo essere imprenditori, però tutti possiamo concorrere al bene comune. Infatti noi vediamo in azienda tutti i nostri collaboratori, anche questi ultimi arrivati, hanno capito, si sentono parte di questo bene comune che è l'azienda, e quindi tutti ne gioiscono, noi li aggiorniamo delle difficoltà e delle gioie. Quindi intraprendere, fare l'imprenditore è veramente è come mettere su famiglia. Ecco, tra l'altro vi ho detto prima che ho 11 nipoti, perché questi figli, Marco alla mia sinistra ha 3 figli, Paolo ha 5, Caterina ne ha 3, quindi c'è un bel... È come mettere su famiglia. È vero che lì per lì è faticoso, perché il bambino dorme di notte, devi seguirlo e tutto. Però io adesso lo vedo anche da nonno, che è una delle gioie più belle. Se uno non mette su famiglia non si rende conto di cosa si perde. E quindi intraprendere è anche mettere su famiglia, vuol dire pensare anche alle famiglie degli altri. Non so se ho risposto. Ma... Grazie Livio, grazie Paolo e Marco e grazie a tutti voi. Siamo giunti al termine di questo nostro primo incontro. Ricordiamo che per ulteriori domande, chiarimenti, curiosità potete scrivere all'indirizzo mail della AIPEC, che è info@aipec.it. E vi do appuntamento al prossimo seminario che si terrà il 5 aprile, sempre alle ore 17. Ringrazio tutti e vi auguro una buona serata.
Sì, credo di sì. Ciao Olivia, è stato bello rivederti. Eh sì, anche per noi, Ok, eh. anche vedere i tuoi Arriva, figli. sono collegato. Arriva. Grazie Sabrina. Che c'era solo il 50%, ci sarà altro 50%. Non ci stavamo. Non ci stavamo tutti. Eccoci Eccoci Vabbè, però allora qua un po' potevi impegnarti a far venire anche una donna, no? Perché questa parità di genere un pochino ci voleva. Mi sono Però ti impegnato, voglio. ma mi hanno fatto difficoltà perché le donne hanno un sacco di cose da fare. Vado. Lo so, compresi tutte le vicende, le faccende di casa, figli, Esatto, lavoro, tutto. casa, e quindi mi ha detto: papà, vengo proprio, sei disperato, altrimenti ti Ciao. seguo a Sì, distanza. ti voleva Corrado, non so se ti voleva far Ecco, sposare, Carrado. non lo so. Mi ha detto mi chiami Cristina, sono volata. Comunque siete una bella realtà ed è stato proprio Eccolo. bello perché si sentiva che era sentito. Grazie. Ma Paolo dove l'hai incontrato, Sabrina? No, l'avevo solo visto una volta con te. Ma dove? Ma pensa un po', lo sai, perché io me lo ricordo. Me Ma lo sì? ricordo perché ho pensato che ti somigliasse tantissimo. Davvero? Sì. Io che tutti dicono che somiglia alla mamma. Lo so, io invece ci vedo molto te. Dopo la prima Sì? battuta meglio. Ho guardato un po'. Vabbè, poi ti dico. Corrado. Corrado, grazie. Allora, vi salutano Giulia e Cristina. Cristina. Che bello, Ciao. e Ecco. Corrado ha fatto un lavorone dietro le quinte che Davvero, solo davvero. noi sappiamo, noi Giulia, Sabrina. Allora, vi volevo dire due cose. Allora, Albina non è potuta venire all'ultimo momento perché ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, ha avuto la segnalazione che aveva vinto un appalto e le avevano dato l'appuntamento per oggi alle 5. Quindi, Quindi per cause di forza maggiore, molto, una bella notizia, ha dovuto de declinare e ha coinvolto all'ultimo momento Marco che stava facendo una fiera, per cui si è dovuto collegare da dove stava, con una qualità del segnale che ahimè purtroppo non è stata colta, abbiamo avuto purtroppo e c'era un rumore di fondo e quindi non è andata, qualcuno ci ha detto non si sente bene, eccetera. Voi invece siete andati benissimo perché avevate degli ottimi collegamenti da dove siete. E quindi il segnale era molto buono e quindi hanno apprezzato i vostri interventi. Una piccola difficoltà per Sabrina, perché a un certo punto Sabrina forse dovevi togliere la condivisione dello schermo, forse ti abbiamo visto che smanettavi. Sabrina, ci senti? Sì, volevo toglierla, però non mi andava via e No, allora no, mi. cioè, siamo riusciti poi ad affiancare la tua immagine più piccola con quella delle slide. E quindi ce la siamo in qualche modo cavata, Io insomma. volevo toglierla, ma non se ne Ma non se n'è andata, lo so, andava. il tecnico l'ha intuito che sei lì. Però vedi, anche qui vuol dire che è un tecnico che fa il suo lavoro con cura e passione. Cioè, il Paolo problema non è che lavoro fai, ma come lo fai? Perché se n'è accorto. Vuol dire che stava guardando, come diceva prima, che mi è piaciuto tanto quando ha detto Paolo. Si sentono osservare, cioè capisci che ti guardano, no? Che esisti ed è una cosa bellissima mentre fai il tuo lavoro che qualcuno si renda conto che ci sei, perché al lavoro passiamo i 2/3 della nostra giornata. Eh sì. Questa persona mi diceva anche, lavoravo prima in un'azienda molto simile, lavoro molto simile, ma solo l'ambiente che c'è qua fa già il 50% della fatica. Io vengo volentieri. Vado via volentieri, posso Lo so. continuare e il 50% della fatica sparisce così. Ma è così, guarda Paolo, a me lo dicevano in azienda quando sono stata 20 anni in azienda, adesso me lo dicono gli studenti, mi dicono lei ci ascolta, ma dico vi ascolto, è il mio lavoro, cosa vengo a fare se no a dirvi quattro cose che so, che ho imparato a me, cioè che senso ha? Però non è così scontato, guarda, e le persone, come ha detto Livio, noi siamo esseri relazionali, abbiamo bisogno di ascoltarci, di stare insieme, stiamo qua 3 giorni, come fai se non condividi la tua vita con le persone? Fa proprio tristezza, guarda. E uno dei primi audit, come dicevo prima, della BMW, ma due personaggi di altissimo livello della BMW Moto, dopo che hanno fatto la visita dell'azienda, hanno detto, rivolti a Paolo, gli hanno detto. Abbiamo visto che saluti tutti, che hai parlato con tutti, non è una cosa comune, e poi che la gente si capisce, sa lavorare in squadra e lavora bene. E noi siamo dei numeri in azienda, noi Sì, poi dice. dopo hanno fatto l'esempio loro, che sì, che quando dicono bisogno di qualche cosa dicono che numero sei, no? Cioè quelli che devono dare la loro Siete materia.
Ho notato quello senza sapere la lingua, senza, non ho capito neanche come, no? Però magari doppio solo avendo, dando uno sguardo e vedendo queste cose che magari se non ti fanno notare magari non ti accorgeresti perché magari è diventato normale, no? Poi la cosa dietro le quinte, che la diciamo adesso, la BMW ci ha talmente preso in grazia, che gli si è piaciuti, perché gli ho aperto le porte, tutti i nostri segreti, non vi ho nascosto nulla, che vanno in giro per il mondo, per l'Europa e dicono, se non volete clonare bene andate da Bertola Varelle, ci manda tutti qua. Andate in un ufficio commerciale. Ufficio commerciale. Adesso un progetto Audi ci abbiamo detto, ma perché sapete, un fornitore Audi, perché sapete di noi, erano dall'Austria. Esatto, la BMW è di una concorrente. Ma capisci che se